prima fondamentale risposta dei carabinieri dell'Aquila contro l'ondata di furti che ha interessato il territorio aquilano negli ultimi tempi. Tra ieri e i giorni scorsi sono state fermate infatti 4 persone ritenute coinvolte nei furti in abitazione che ci sono stati di recente. Fondamentale in questo caso il contributo dei cittadini che hanno segnalato numerose volte gli episodi ai carabinieri dell'Aquila. 2 cittadini rumeni intanto sono stati denunciati per possesso ingiustificato di grimaldelli e riciclaggio ed altri 2 pregiudicati sono stati arrestati per i furti in abitazione. Nella serata di ieri i carabinieri hanno denunciato 2 cittadini rumeni. Come spiegano dal comando, l'operazione di servizio, frutto della quotidiana attività preventiva di controllo del territorio, ha permesso di individuare, bloccare e identificare 2 soggetti di 21 e 17 anni, mentre a bordo di un furgone bianco si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni della periferia cittadina. Nel momento del controllo i militari hanno perquisito il mezzo, riuscendo a rinvenire, erano occultati all'interno del cassone, chiavi e grimaldelli utili per lo scasso. I successivi accertamamenti hanno permesso di verificare che 2 uomini, per ostacolare un possibile controllo e anche l'identificazione del veicolo, avevano provveduto a cambiare pure la targa del furgone, apponendone una di nazionalità bulgara, a posto di quella italiana, originariamente appartenente al mezzo. Questa condotta ha fatto sì che ci fosse dunque il reato di riciclaggio. I controlli e le verifiche effettuate negli ultimi 2 giorni inoltre hanno permesso di arrestare ad Ovindoli 2 pregiudicati per reati contro il patrimonio, un marocchino e un italiano domiciliati nella zona di Avezzano, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione. Hanno identificato anche nell'arco notturno oltre 500 persone e 360 veicoli che sono transitati lungo le strade del capoluogo e le principali arterie stradali della provincia, fondamentali direttrice di collegamento con le regioni limitrofe. L'attività di controllo del territorio, dicono dal Comando Provinciale dei Carabinieri, proseguirà anche nei prossimi giorni. Molto importanti sono state le segnalazioni da parte dei cittadini al 112.